Allora, beh, innanzitutto io sono molto lieto di trovarmi qui, innanzitutto sono con due amici, Gigi Borgomaneri e Aldo Giannulli, e questo è già un motivo di soddisfazione. E poi siamo a presentare un libro che secondo me è di straordinario interesse, che si colloca, diciamo, sulla scia di una serie di nuovi studi sulla resistenza. Per esempio, si collega abbastanza direttamente al libro di Santo Pedi, Storie di Gatti, che fa una panoramica più generale del fenomeno di gruppi d'azione patriottica. GAP, la sigla GAP significa questo, si tratta di nuclei di militanti del Partito Comunista che conducono la lotta, la guerriglia urbana clandestina durante la resistenza, quindi una resistenza che non si svolge in montagna ma nelle città e che ha una caratteristica appunto di clandestinità. Si colpisce con degli agguati le forze tedesche e i rappresentanti della Repubblica Sociale Italiana nelle città. Nuclei molto ristretti che devono mantenere una clandestinità molto rigida e che hanno il problema di sfuggire alla caccia spietata delle autorità di polizia tedesche, d'occupazione della Repubblica Sociale Italiana, che mirano evidentemente ad annientare questo nemico. È una storia quindi aspra, è una storia di violenza, una storia di agguati, una storia di torture, perché ovviamente lo strumento principale per combattere i GAP da parte delle autorità di occupazione o delle autorità fasciste repubblicane è quello di applicare la tortura su tutti i prigionieri per ottenere le informazioni necessarie a scoprire questi nuclei di combattenti. È una storia anche di tradimenti, perché se molti vengono catturati in seguito alle torture, altri invece vengono traditi dai loro stessi compagni. Ed è una storia anche di caccia alle spie, perché dato che c'è il pericolo di essere traditi, evidentemente la paura di avere al proprio fianco un infiltrato che può far scoprire tutta la rete clandestina è una paura costante nel combattente gappista, che spesso poi porta a reazioni, a sospetti, a situazioni particolarmente difficili che poi, viste retrospettivamente, appaiono anche imbarazzanti da raccontare. Quindi è una storia difficile da ricostruire, perché poi è una storia che si svolge clandestinamente, quindi la documentazione è comunque piuttosto lacunosa, i testimoni probabilmente in tanti casi non sono molto disposti a parlare, bisogna entrare in confidenza con loro, quindi è stato un lavoro molto difficile quello che ha svolto Borgomaneri, e io credo che bisogna rendergliene merito, insomma, che si tratta di un impegno che credo gli abbia portato via molti anni, molte energie. Anche perché si tratta di una questione particolarmente delicata, cioè quando scoppiano polemiche retrospettive sulla resistenza è molto facile che siano episodi appunto della guerriglia urbana compiuta dai GAP al centro di queste polemiche. I due casi più clamorosi non riguardano questo libro, perché questo libro è su Milano, ma sono l'uccisione di Giovanni Gentile a Firenze, questo grande filosofo che aveva assunto la guida dell'Accademia d'Italia della Repubblica Sociale Italiana, aveva aderito alla Repubblica di Salò, e poi il caso clamoroso della bomba di via Rasella, che uccide 33 soldati del Terzo Reich e che suscita poi la terribile rappresaglia delle fosse ardeatine. Sono questioni che voi troverete spesso dibattute nei programmi televisivi, io stesso me ne sono occupato più volte sul Corriere della Sera, proprio perché suscitano polemica. E si tratta appunto di questioni molto delicate. E devo dire, io ne ho avuto anche, così racconto un piccolo aneddoto personale, una prova provata, diciamo, sulla mia pelle, se possiamo dire così, nel senso che voi sapete che il Corriere della Sera ha pubblicato per il 70° della Liberazione una serie di libri riguardanti la guerra partigiana, tra questi c'era anche Senza Tregua di Giovanni Pesce. Giovanni Pesce è l'esponente più importante dei GAP, medaglia d'oro della Resistenza, comanda il GAP prima a Torino, poi a Milano, è un uomo dai nervi d'acciaio, di straordinario coraggio e di straordinarie capacità cospirative. Lui racconta la sua storia in due libri, per la verità, ma diciamo il più importante è questo, Senza Tregua, che noi abbiamo ripubblicato nel 1967. Io ho provato a fare una prefazione che non fosse, diciamo, celebrativo leografica, ma che avesse un taglio critico rispetto alla vicenda di quest'uomo. Io credo che fosse peraltro rispettosa, insomma, della sua esperienza, e purtroppo la figlia di Pesce non ha gradito la mia prefazione, quindi poi il libro è uscito senza la prefazione nella collana del Corriere della Sera, e la mia prefazione
edita finché non raccoglierò gli iscritti in qualche volume. Ma comunque, ecco, per dirvi come su questo tema qui la sensibilità è molto forte, insomma, perché si tratta di vicende, soprattutto perché poi si tratta di vicende che proprio per essere così dolorose, difficili, aspre, sono state presentate in maniera edulcorata, diciamo, ci si è costruito sopra un mito, diciamo, e anche un antimito, perché poi c'è anche invece una rappresentazione particolarmente negativa dei gap che è stata coltivata non soltanto per la verità della pubblicistica neofascista, che è una cosa assolutamente naturale, ma anche, diciamo, in un ambito culturale più di tipo moderato, conservatore, i gap sono sempre stati visti in maniera molto negativa. Parlando, cominciamo a parlare del mito del gap, una cosa secondo me da sottolineare che emerge molto nel libro di Borgomanini è che questo mito non è stato coltivato dal Partito Comunista. La realtà è, io l'ho scritto anche nella recensione del libro di Gigi che ho fatto per la lettura, che per il Partito Comunista i gap sono una sorta di figliastri, sono una dura necessità, nel senso che dopo l'8 settembre, nell'assoluta disorganizzazione, con le bande in montagna che hanno di fronte a sé un autunno e un inverno che quindi non possono svolgere grandi attività, con i tedeschi che hanno preso completamente il controllo dell'Italia centro-settentrionale e con l'esercito, il regio esercito italiano che si è completamente disperso, i GAP sono uno strumento per far vedere subito che c'è qualcuno che vuole resistere, che vuole combattere. Però è molto difficile reclutare tra i vecchi militanti del Partito Comunista gente che sia disposta ad operare nei GAP, perché è proprio, direi, uno stacco culturale. Cioè il Partito Comunista non è certo un partito che abbia mai rifiutato la violenza, è un partito rivoluzionario, però la sua vocazione è per una violenza insurrezionale, una violenza di massa, lo sciopero generale insurrezionale, le guardie rosse che prendono il palazzo d'inverno, insomma, per rappresentare un'immagine mitica da questo punto di vista. L'attentato individuale, l'azione dimostrativa, fa parte semmai di un'altra tradizione culturale che è quella anarchica, e è molto difficile, non soltanto perché c'è un dato di fondo, no? Che non esistono più militanti che abbiano un'esperienza militare clandestina. Il vecchio militante comunista socialista ha l'idea di fare un agguato contro i fascisti, contro i tedeschi, sparare, condurre questo tipo di lotta, esita. Ma lo stesso Pesce, perché poi il libro di Pesce non è un libro, diciamo, autocelebrativo in maniera retorica, è un libro in cui secondo me ci sono degli squarci di sincerità notevoli. Lui stesso confessa che la prima volta che tese un agguato a, se non sbaglio, un ufficiale della milizia fascista, non ebbe il coraggio di sparare, perché sparare di sorpresa su una persona è qualcosa che, di fronte alla quale anche uno come lui, che aveva combattuto nella guerra di Spagna, però lo racconta proprio in questo piccolo primo capitolo del libro: una cosa è la guerra che tu fai a bandiere spiegate contro un nemico che attacchi e che combatti a viso aperto, un'altra cosa è colpire a freddo di sorpresa un uomo che in quel momento non si aspetta di essere colpito. Quindi c'è una difficoltà di reclutamento, e c'è secondo me più in generale, proprio per esempio una cosa che mi colpisce, no? Il Partito Comunista Italiano è sicuramente il partito che durante la dittatura fascista conduce con più determinazione l'attività cospirativa. Ha una rete di militanti più diffusa, ha anche, se vogliamo, le risorse che gli derivano dall'appartenenza all'Internazionale Comunista, però non tenta mai di attentare alla vita di Mussolini. Mentre ci sono più tentativi da parte di anarchici, mentre Carlo Rosselli, Giustizia e Libertà, più riprese, progettano attentati alla vita di Mussolini, se vi interessa ancora c'è un libro di Carlo Giovanna su l'attività di Giustizia e Libertà sotto il fascismo che è molto interessante, è proprio un chiodo fisso per Rosselli colpire Mussolini, c'è anche una tradizione, se vogliamo, risorgimentale del tirannicidio che... E poi c'è anche, secondo me, un ragionamento non sbagliato, cioè che una volta ucciso Mussolini, che succede del fascismo? Chi è in grado di curare il fascismo? Tant'è vero che una delle preoccupazioni maggiori del capo della polizia fascista Bocchini era appunto quella di evitare, di proteggere la vita di Mussolini, era il primo imperativo dell'opera della polizia sotto il regime. Eppure il Partito Comunista, che è il più organizzato, non attenta mai alla vita di Mussolini, non gli passa per l'idea, per la testa, secondo me. Organizza scioperi, cerca di organizzare manifestazioni di propaganda, però l'idea dell'attentato individuale alla vita del tiranno è qualcosa che è fuori dal suo orizzonte mentale. Esatto.
non ci sono nemmeno episodi di questo tipo, e questo secondo me è significativo. Il Partito Comunista vive un po' con disagio, già. E del resto tu hai riportato questa relazione di Pesce, che allora comandava i GAP di Milano, se non sbaglio del febbraio del 45, che è piena di recriminazioni, di proteste, mette in rilievo, denuncia una mancata attenzione da parte del partito verso l'attività dei GAP, mentre il partito tende a privilegiare non a caso le SAP, che sono proprio espressione di quella lotta di massa tendenzialmente proiettata verso un'insurrezione che rientra molto di più proprio nell'habitus mentale, vorrei dire, del Partito Comunista Italiano. Del resto gli esponenti dei GAP non faranno grandi carriere nel Partito Comunista dopo la liberazione, certo molti cadono nella lotta, però un esponente come Pesce, che ha meriti resistenziali enormi, non è mai entrato in Parlamento. Ci sono entrate moltissime, è stato solo, se non sbaglio, consigliere comunale a Milano, mentre in Parlamento, nelle file del partito... del GAP di Roma, però sì. La Capponi, se non sbaglio, è stato... Ben Civenga è stato deputato? Sì. Non credo. Però la Capponi... c'è anche il problema di coprirmi, di fornire loro una copertura per così dire, dalle conseguenze degli attacchi rispetto... le polemiche su via Roselle, poi si sono trasformati ci sono anche dei processi, come Roma in processuale. Comunque, francamente, non c'è dubbio che il gappista per eccellenza Giovanni Pesce è medaglia d'oro al valor militare concessa di peraltro ancora dai Savoia, se non sbaglio, quindi insomma nessuno poteva mettere in discussione questo suo ruolo, combattente della guerra di Spagna, insomma meriti enormi, io credo, indiscutibili nella lotta antifascista, non entra in Parlamento. Chi coltiva invece il mito dei GAP è tendenzialmente l'estrema sinistra, e secondo me la raffigurazione proprio plastica del mito dei GAP è la canzone di Dario Fo, la GAP. Tra l'altro c'è questa cosa strana, per cui lo dicevamo con Gigi, che mentre GAP è Gruppi d'Azione Patriottica, quindi dovrebbe essere il GAP, diventa la GAP, forse è sottinteso la Brigata GAP. Può darsi anche che il fatto che ci sia la A porti al femminile, no? Come diciamo la TAV, che sarebbe treno ad alta velocità, diciamo la GAP per il gruppo d'azione. Il linguaggio poi dialettizzato milanese. Certo, c'è anche questo elemento, certo, perché poi diciamo, questi che compongono il GAP sono persone di scarsa istruzione, che vengono insomma di estrazione popolare, lo stesso Pesce, del resto figlio di minatore, no? Immigrato in Francia, lui scrive anche con difficoltà in italiano, un italiano un po' francesizzato, perché la lingua madre che lui ha praticato di più è stato il francese nella sua vita. Dicevo, questa canzone di Dario Fo, in cui diciamo c'è il mito dei GAP, sono i giustizieri intorno ai quali c'è la solidarietà del proletariato, e devo dire c'è anche questo elemento un po' inquietante del dire alla fine, dato che dopo la liberazione comunque gli operai continuano ad essere sfruttati e licenziati, la liberazione degli operai è ancora da fare, e sembra presupporre che il tipo di lotta che hanno condotto il GAP sia anche in qualche modo da continuare dopo la sconfitta del fascismo. Tant'è vero che molti ritengono che il libro di Pesce sia stato, Senza tregua, che viene nel 1967, sia servito un po' di esempio a quelli che poi condussero la lotta armata, le Brigate Rosse, Prima Linea, eccetera, diciamo, degli anni 70. Devo dire che il libro non fornisce tanti appigli in questo senso, perché il libro di un uomo assolutamente ligio ha l'idea che il partito ha combattuto questa lotta per riconquistare la libertà. Non si parla di proletariato, di rivoluzione, c'è un riferimento all'Unione Sovietica nella prima versione, Soldati senza uniforme, con l'esaltazione di Stalin, scritto nel 1950, credo che non potesse mancare, nel 1967, che pure siamo anche prima dell'invasione della Cecoslovacchia, quindi dei primi contrasti forti tra il Partito Comunista Italiano e Mosca, questi riferimenti sono spariti e non c'è proprio, diciamo, questa idea che la resistenza sia stata tradita in Senza tregua, e la resistenza si conclude vittoriosamente, poi si vedrà che cosa succede. Dell'unità cervellistica. Sì, sì, e per certi versi si potrebbe dire un libro togliattiano, proprio molto sorvegliato, insomma, in cui io credo poi lui, un uomo che ha dedicato la sua vita alla causa del partito e che non voleva in nessun modo tralineare da quella che era la posizione politica del partito stesso. Quindi questo mito viene, diciamo, anche costruito in maniera artificiosa, cioè si legge
nella vicenda dei GA qualcosa che non c'è, che nemmeno i suoi testimoni, ricordandola in maniera comunque in qualche modo diciamo esaltante, come il momento insomma in cui hanno dato il loro massimo contributo alla storia del nostro paese, però in alcun modo lasciavano pensare l'idea che quel tipo di esperienza, che poi allora era costata molto, ci sono pagine in cui Pesce descrive la sua sofferenza psicologica, la solitudine, la difficoltà di questa lotta, ecco, non c'è minimamente l'idea che quel tipo di lotta debba continuare anche dopo la sconfitta del nazifascismo. Ed è un mito, diciamo, che poi dal libro di Borgo Manieri esce completamente smontato, perché appunto abbiamo questa realtà di ragazzi spesso molto giovani, inesperti, che non hanno affatto intorno a sé questa straordinaria solidarietà neppure da parte del partito. Poi ci sono episodi anche che è difficile chiarire, questo omicidio per esempio successivo al 25 aprile di uno dei guerriglieri più importanti dei GA milanesi, no? Cabesasca, detto Barbisun, muore, viene ucciso dai suoi stessi compagni e non si capisce bene perché. C'è il fatto che in realtà la gente veniva torturata e parlava e come, anche perché è ben difficile poi resistere alle torture applicate sistematicamente. Tra l'altro un elemento che si nota è la tendenza al gappista che sta per essere catturato a suicidarsi proprio per la paura tremenda che uno vive in dubbio, no? Saprò resistere alla tortura una volta che vi sarò sottoposto. E più in generale, insomma, c'è questo elemento di cui abbiamo parlato prima, del fatto che i GA sono tenuti un po' così con le molle, ecco, non sono certamente una espressione in cui il Partito Comunista Italiano si riconosca appieno, comunque non sono il tipo di modello di lotta a cui il Partito Comunista Italiano per vocazione risponda, sono una dura necessità della battaglia contro il fascismo in condizioni, contro soprattutto l'occupante tedesco, in condizioni di sproporzione di forze ovviamente enorme, cioè da una parte abbiamo questa macchina bellica straordinariamente efficiente e spietata della Wehrmacht, dall'altra abbiamo dei ragazzi, abbiamo dei giovani che con un armamento precario, con pochi mezzi finanziari, cercano di tenere viva la resistenza, di colpire il nemico, di spargere il terrore tra le file del nemico. E poi appunto i GA non sono affatto invincibili e inafferrabili come li presenta Dario Fo, vengono sgominati a più riprese, Pesce arriva proprio perché i GA precedenti sono stati tutti catturati, anche dopo ci saranno episodi di questo genere, c'è la vicenda di Caspeggio, lui arriva dall'esperienza di Torino, certo, in cui dopo questo assalto a una stazione radio vengono bruciati e quindi lui stesso si deve allontanare da Torino perché è gravemente in pericolo, ma voglio dire anche a Roma, anche a Genova, anche a Firenze, anche a Bologna abbiamo questa difficoltà di tenere in piedi l'organizzazione, la rete dei GA per più di un certo periodo, dopo un certo punto, anche perché è difficile poi rispettare tutte le regole cospirative, anche perché poi questi ragazzi che in teoria, questi militanti che in teoria non dovrebbero conoscersi, spesso invece si reclutano tra circoli di amici, quindi è facile una volta che uno parla raggiungere tutti gli altri, vengono a più riprese sgominati. E quindi la storia che ci racconta Borgo Manieri è una storia che non ha nulla a che vedere, o comunque molto diversa da questo mito che è stato coltivato dai GA, devo dire molto artificioso rispetto alla realtà storica. C'è da dire che poi il mito per certi versi ha contagiato anche quelli dell'antimito, cioè questa idea degli uomini di ferro, militanti spietati, fanatici, eccetera, è quella che ritroviamo in negativo a questo punto tra l'altro una cosa divertente, così proprio per vedere come il mito e l'antimito si contaminano, è la vicenda di Dante Di Nanni, no? È una vicenda raccontata con ampiezza di particolari da Pesce proprio nel suo libro, anche qui non parliamo di Milano, parliamo di Torino, è un ragazzo giovanissimo, rimane ferito durante questa azione, viene lasciato da Pesce in un appartamento dicendogli poi tornerò, cerco portati via, porto un medico, eccetera, però i fascisti hanno individuato questo posto, lui si asserraglia dentro questa casa, resiste con un coraggio straordinario, uccide diversi fascisti e diversi tedeschi, poi quello che racconta Pesce è che lui, esaurite le munizioni, si affaccia alla finestra, alza il pugno, saluta con il pugno chiuso, i fascisti lo vedono comparire e immediatamente non hanno neanche la reazione di sparargli e si dice
tutta dalla finestra. Ora, la cosa divertente è che Pisanò la racconta alla stessa maniera. Pisanò, forse lo conoscete, era un giornalista fascista, combattente della Repubblica Sociale Italiana, che si può considerare il più sistematico detrattore della Resistenza, cioè il suo libro La guerra civile in Italia è, diciamo, la Resistenza vista dalla parte dei fascisti nella maniera proprio più faziosa e più convinta, ecco. E però lui ha un certo rispetto per questa figura di Binali, racconta, aggiunge soltanto che Binali avrebbe gridato viva Stalin prima di gettarsi. Ora, poi ne ha fatto nell'uno o nell'altro, cioè la cosa divertente è che questo gesto così scenografico, no, del ragazzo ferito che si affaccia e fa il saluto col pugno chiuso dicendo no, viva Stalin, non è reale. C'è un ricercatore torinese che ha ricostruito bene la vicenda sui documenti. In realtà lui aveva cercato di nascondersi, i fascisti lo trovano, lo uccidono sul posto. Ed è questa, pare che sia la realtà storica, però è interessante vedere poi come il mito tante volte prevale sulla realtà. La famosa storia, se tra la realtà e la leggenda, stampa la leggenda. E la cosa divertente è che da posizioni ideologiche opposte agli antipodi stampano tutte e due la leggenda. Però dicevo, l'antimito dei GAP qual è che tutto sommato dopo l'8 settembre in Italia si era ristabilito l'ordine e la tranquillità, le autorità della Repubblica Sociale Italiana facevano da schermo tra l'occupazione tedesca e la popolazione civile, quindi la rendevano meno onerosa per la popolazione civile, operavano per una sorta di riconciliazione di nazionale, e arrivano invece questi fanatici comunisti che poi probabilmente sono ispirati dall'esempio slavo, assetati di sangue e così via, che scatenano una guerra civile per la quale non c'erano assolutamente presupposti, colpiscono alle spalle alcuni importanti esponenti della Repubblica Sociale Italiana, di solito scegliendo i più moderati, quelli diciamo più portati a una visione di comprensione e di moderazione, per esempio era commissario, se non sbaglio, della Federazione Fascista di Milano, Aldo Resega, che viene ucciso nel dicembre del 1943, e la guerra civile nasce da lì. Se no, diciamo, ci sarebbe stata la guerra generale, ma gli italiani non si sarebbero sparati tra di loro. Ora, naturalmente questa è una visione assolutamente artificiosa, perché nel momento in cui dopo l'armistizio dell'8 settembre l'Italia viene invasa dai tedeschi, l'esercito italiano viene aggredito dai tedeschi totalmente scompaginato, centinaia di migliaia di soldati italiani vengono fatti prigionieri in Germania, alcune migliaia vengono anche uccisi durante questa operazione anche dopo essersi arresi, come avvenne a Cefalonia e in altri posti di questo genere, nel momento in cui c'è una parte consistente di italiani che si schiera con i tedeschi e supporta l'occupazione tedesca dell'Italia centro-settentrionale, la guerra civile è di fatto, perché chiunque invece si richiamasse al governo, che era comunque il governo legittimo italiano, che era stato costretto a ritirarsi nell'Italia meridionale dopo la conclusione dell'armistizio con gli alleati, chiunque riconoscesse la validità di quell'armistizio, era del tutto legittimato a combattere contro chi invece voleva continuare la guerra al fianco dei tedeschi. Paradossalmente, proprio uno storico certamente non tenero verso la Resistenza come Renzo De Felice, in un suo libro particolarmente critico verso la Resistenza come Rosso e Nero, dice no, la fondazione della Repubblica Sociale Italiana da parte di Mussolini è già di per sé un atto di guerra civile, cioè è creare un governo alternativo a un altro, un'idea dell'Italia alternativa a un'altra che porta inevitabilmente italiani di diverso orientamento a scontrarsi, e quindi devo dire questa visione è assolutamente non solo discutibile ma infondata, ideologica, diciamo, che riflette un punto di vista particolarmente di parte. Bisogna dire però che i GAP sono senza dubbio espressione della guerra totale, cioè espressione della volontà di combattere ad ogni costo. E allora, contro questo genere di visione, spesso si sottolinea, diciamo, la crudeltà di questa guerra che viene condotta. L'omicidio di Gentile da questo punto di vista è particolarmente significativo, uccide una persona anziana, inerme, che non aveva mai tolto un capello a nessuno, anche se poi
si potrebbe dire che con la sua adesione alla Repubblica Sociale, con l'influenza che poteva avere, con il suo prestigio su molti giovani, era meno innocente di come possiamo rappresentarcelo superficialmente. Però il problema vero secondo me è un altro, cioè l'errore, a volte forse non errore, ma diciamo la visione distorta, consapevole, insomma il pizzico di malafede che a volte si registra in certe persone nella polemica contro l'esistenza, io penso a certi programmi che ha fatto Bruno Vespa, cose di questo genere, e il separare le azioni della resistenza dal contesto. Il contesto è quello di una guerra totale, di una guerra in cui il valore della vita umana è crollato, una guerra in cui, tanto per dire, gli alleati bombardano tranquillamente le città italiane uccidendo decine di migliaia di civili. E puntando quando succede. Sì, e non certamente, diciamo, esitando di fronte alla prospettiva di colpirli. È una guerra in cui dall'altra parte c'è una potenza occupante razzista che considera gli italiani una razza inferiore e che sta conducendo dietro le linee del fronte quell'operazione di sterminio razziale che si chiama la Shoah. Allora, se noi guardiamo questi fatti e li inquadriamo in questo contesto, allora riusciamo a comprenderli davvero. Allora si esce fuori, insomma, da questa idea che tende, insomma, a sottolineare la violenza, l'atrocità di questi atti, no? La polemica, per esempio, che c'è in molti libri di Giampaolo Pansa, secondo me una polemica che artificiosa o comunque discutibile, perché tende a separare completamente queste cose dal contesto, cioè dire: vi racconto quello che successe dopo il 25 aprile senza tener conto di quello che è successo prima dal punto di vista storico, francamente è insostenibile. Con tutto che poi io credo che sia anche giusto far venire fuori la dimensione di guerra civile, della resistenza, la violenza, la stretta, del resto il libro di Borgo Manieri da questo punto di vista è secondo me particolarmente realistico, particolarmente fuori da ogni visione geografica, però se noi isoliamo questi episodi dal loro contesto, dal contesto della guerra totale, è chiaro che non riusciamo a comprenderli, anche perché l'alternativa a dire, una delle polemiche diciamo più forti che si fa contro questo tipo di azioni è quella: ma voi poi provocate la rappresaglia tedesca che spesso colpisce innocenti, che è particolarmente feroce, particolarmente violenta. Questa è una polemica che si ripete, diciamo, periodicamente a proposito delle fosse ardeatine, ma potrebbe valere anche per molte azioni naturalmente dei GAP milanesi, torinesi e di altre località. Però ragioniamoci un attimo: dire noi non combattiamo l'occupante perché temiamo la rappresaglia significa cedere a un ricatto, significa non combattere. E paradossalmente, tanto più il nemico è feroce, spietato, e tanto meno dovremmo combatterlo perché abbiamo la minaccia della rappresaglia. E allora, o la logica può anche essere quella, nella condizione dell'Italia, ma se la vedono gli alleati tedeschi. Noi italiani siamo un popolo sconfitto, un popolo occupato, in fondo la guerra si decide al fronte, perché è, diciamo, nello scontro tra gli angloamericani e i tedeschi che si decide questa guerra, e noi aspettiamo che arrivino gli angloamericani, ragionevolmente nel 1943, dopo Stalingrado, dopo El Alamein, forse la durata della guerra poteva essere in dubbio, ma l'esito era ormai indirizzato, insomma, verso la vittoria della coalizione antifascista tra gli angloamericani e i sovietici. Però questo significa rinunciare, cioè un'Italia che è gli italiani che rinunciano ad avere qualsiasi parte nella determinazione del proprio destino, rinunciano ad avere qualsiasi parte nel conflitto che decide le sorti del mondo. E allora, quando si sostengono queste linee, significa un'Italia che scompare, accetta che la propria sovranità sia azzerata, accetta passivamente di essere terreno di battaglia tra potenze straniere, mentre la logica della resistenza è quella proprio di rivendicare un'Italia che vuole prendere in mano il proprio destino. Italiani che, tra l'altro, no, molto bella l'inizio del libro di Pavone, Una guerra civile, che dice il momento della scelta, no? Sono italiani che per la prima volta non hanno un re, un presidente, un governo, nessuno gli dice che cosa devono fare, che scelgono autonomamente di prendere in mano il proprio destino. Questa è la logica della resistenza, ed è una logica francamente che
però non può arrestarsi di fronte alla minaccia della rappresaglia. La rappresaglia non è sentita. Poi si può discutere sulle singole azioni. Per esempio, io credo che l'azione di Via Rasella sia stata un'azione avventata. Io non sono d'accordo con Peli che dice che non si poteva prevedere la durezza della rappresaglia tedesca. Secondo me, per la durezza del colpo che tu hai assestato ai tedeschi, conoscendo chi sono i tedeschi nazisti, una rappresaglia particolarmente violenta dopo un'azione del genere era sicuramente da mettere in conto. Quindi si può ragionare sul fatto che ci sono in mano al nemico tutta una serie di resistenti che ci andranno di mezzo e così via. Cioè sulla singola azione il significato si può discutere, ma in generale sulla lotta partigiana non si può diciamo, porre la rappresaglia come un freno, perché in caso contrario nessuno dovrebbe opporsi a chi lo aggredisce. Ecco. E allora o siamo in una logica di guerra o entriamo in un contesto che è quello terribile che ci racconta Borgo Manieri nel suo libro, oppure ci raccontiamo una storia a metà, una storia che non corrisponde alla realtà, mentre secondo me la grande forza, termina perché temo di essere stato un po' troppo lungo, la grande forza, la grande importanza di libri come quelli di Borgo Manieri è proprio di riportarci la realtà senza avvenimenti, senza retorica, ma senza neanche dimenticare che questa lotta così tragica e così difficile si svolgeva in un contesto storico che va ricostruito in tutti i suoi particolari. Grazie. Partire da una contestualizzazione storica, al 98% sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, non è affatto strano perché siamo amici, perché leggiamo le stesse cose, ci scriviamo, quindi c'è una tale tradizione di rapporti che è normale. Il 2% su cui non sono d'accordo è sulla valutazione del ruolo dei campi. Mi spiego meglio. Perché il Partito Comunista Italiano, che è sempre stato risolutamente contrario agli attentati individuali, il cui modello, non solo per il comunista italiano, per il movimento comunista nel mondo, se voi leggete l'insurrezione armata, che è il manuale che l'internazionale comunista produsse, tanto scritto da un gruppo firmato con un nom de plume Neuberg, ma in realtà dietro c'erano Togliatti, Radek, Piatnitsky e credo Cilin, più qualche altro. Se leggete quello che era il manuale di istruzioni per l'insurrezione, il modello è quello dell'insurrezione armata, lo sciopero generale, la presa di Palazzo d'Inverno, molto ben minuziosamente indicato dove devi prendere il posto di polizia piuttosto che le ferrovie, la centrale elettrica, tutto molto ben precisamente. Ma una sola indicazione di attentato individuale non ci sta. Il PC non ha mai pensato di fare attentati a luce. È più di giustizia e libertà questa idea. Perché all'improvviso il Partito Comunista Italiano cambia idea e dice no, sentite, forse qua è il caso. E qui devo dire una cosa. Qualcosa comincia in Francia, però tra l'altro quando inizia? Perché in Francia il Partito Comunista francese ha preso una posizione di schifo quando c'è l'attacco alla Polonia. E solo dopo l'attacco alla Russia che si comincia a dire no, allora a questo punto passiamo alla lotta armata. E siccome che fai? Perché in realtà le truppe che stanno col movimento comunista stanno nelle colonie, non stanno in Francia. Che fai? E quello che puoi fare è sparare un po' di ufficiali della Wehrmacht. Ma qui in Italia c'è una ragione politica molto più precisa e la persona più intelligente che lo ha capito è Pisano, è Giorgio Pisano, che nel suo intervento al convegno di Parco dei Principi 1965, dove si buttano le basi in Italia della strategia della tensione, tanto per essere chiari, illustra, fa il suo intervento dedicato proprio alla resistenza ai GAP. E lui dice, il Partito Comunista Italiano persegue un obiettivo dichiarato di guerra civile e scatena con gli attentati dei GAP. Dice, guardate i GAP, non pensiate che fossero
schiere, erano 150 persone, delle quali i due terzi cadono nei primi mesi, più o meno. E non solo, e spiega il motivo per cui i GAP non colpiscono i fascisti estremisti, colpiscono proprio i moderati come Resega, come Ghisellini, come Ater Cappelli a Torino. Lo stesso Giovanni Gentile era l'ala moderata, era l'area trattativista, e sono quelli i bersagli del Partito Comunista dei GAP. Aggiungo io, giustamente, perché Antonio, noi dobbiamo dirci una cosa: sì, è chiaro che se c'è un governo legittimo e un altro fa un governo alleato a chi ti sta attaccando, è un atto di guerra civile, stai spezzando la statualità. Però attenzione, c'è modo e modo di fare la guerra civile. E diciamoci onestamente, quello era un momento in cui avevi il governo ufficiale che rimane a quei codardi dei Savoia, spregevoli individui sul piano umano, prima ancora di tutto. Avevi l'esercito squagliato che per di più resiste dove ha delle zone, per esempio il raggruppamento di divisioni alpine di Martini Mauri nelle Langhe, la Osoppo in Friuli, le Fiamme Verdi, che poi si schierarono con i democristiani, che sono una raccogliticcia, serie di formazioni militari sbandate che si ritrovano, Bosco Martese, poche cose. La resistenza viene spazzata rapidamente nelle prime settimane. A Napoli vince perché arrivano gli alleati, diciamo così come stanno, anche se è stata una resistenza eroica. Meno conosciuto l'episodio di Bari della difesa del porto, dove anche ci si scontra con i tedeschi, e dove quelli che resistono sono in parte i vigili urbani e in parte proprio la popolazione del borgo della città vecchia. E la cosa viene salvata da un ragazzo che io poi ho conosciuto molto dopo, morto alcuni anni fa, personaggio molto particolare, forse era iscritto al Partito Comunista, cioè che lungo la muraglia arriva il mezzo blindato dei tedeschi e ci butta sopra una cassetta di bombe a mano e blocca. Devo dire, lui onestamente me lo disse, cioè io non sapevo nemmeno, era un ragazzo di 14 anni, quello trovai e gli buttai addosso, per cui ecco, tutto questo è debellato. La difesa di Roma, anche per la viltà dei Savoia e degli altri ufficiali, è una difesa disperata del popolo di Roma e di pochi militari che vengono debellati nel giro di due giorni. In quel momento, diciamocelo, c'erano le forze politiche democristiane, liberali e buona parte del Partito Socialista, diciamolo, che non ne volevano sapere di lotta armata, per carità. Quelli che facevano il discorso attesista del tipo: ma sì, vabbè, in fondo stanno arrivando gli alleati, non pigliamocela così calda, erano proprio democristiani, socialisti, buona parte dei socialisti e liberali, che guardavano che cosa? Al modello nord europeo. In Norvegia c'è stato un governo collaborazionista che ha spezzato l'unità del paese col governo legale che era a Londra, ma non c'è stata nessuna guerra civile. C'erano guerra civile? No. Hai avuto sabotaggi? Ma quello non è guerra civile. Attenzione, se tu fai sabotaggi, spionaggio, propaganda, tutto alla dipendenza del governo reale, eccetera, certo che sono atti di guerra, però sostanzialmente non stai arrivando alla lotta armata fra due componenti. Hai quelli che fanno un'azione di supporto all'esercito regolare. L'idea era quella di avere una resistenza che facesse sabotaggi, spionaggio in appoggio all'esercito, cioè il ruolo centrale e unico resta quello delle forze armate alleate. Noi abbiamo un ruolo unicamente ausiliario, questa è l'idea.
E il tutto alle dipendenze di chi? Di un governo centrale, il governo del sud, che era il governo di quella maniata di vigliacchi che erano scappati da Roma. Si poteva accettare di essere agli ordini, di rappresentare? Che credibilità poteva avere agli occhi della popolazione italiana una resistenza che fosse in qualche modo rappresentativa di chi? Dei Savoia e di Badoglio, impresentabili. A quel punto i comunisti fanno una scelta che sarà il principale problema poi dal punto di vista giuridico del come mettere insieme la resistenza, perché lì gli alleati chiedono una sorta di regolarizzazione per cui si considereranno i partigiani come unità dell'esercito italiano rimaste isolate, accerchiate in territorio nemico. E però questo può andare bene per le forze armate, può anche andare bene per i partigiani che combattono in montagna, è molto più scomodo farlo su una cosa come i GAP. La decisione dei GAP fatta dal PC era proprio rendere impossibile la pacificazione, perché da un lato c'erano socialisti, democristiani, liberali che per la verità, diciamo onestamente, non hanno mai troppo brillato per il coraggio, dall'altro lato c'erano i moderati fascisti che tentavano il discorso della pacificazione degli italiani, che era un discorso inaccettabile. Bisognava rompere questo clima. E il metodo era esattamente quello dell'attentato individuale per scatenare, diciamo onestamente, la rappresaglia. La rappresaglia non era un incidente non voluto, la rappresaglia era nel conto per alimentare il clima di scontro, di contrapposizione. Perlomeno in molti casi è stato così. Io poi su Via Rasella ho un dubbio che sia stata un'operazione militarmente sbagliata, ma questo è il giudizio del come lo fa. E poi molto facile fare quelli che fanno analisi e danno giudizi fuori a distanza di molto tempo e non sul momento. Detto questo, secondo me era perfettamente legittimo attaccare un'unità di un esercito militare nemico che occupava il territorio nazionale. Quindi io non ho niente da ridire su questo, questo secondo me era nel conto ed era giusto che fosse così, perché appunto in guerra non ti puoi stare a preoccupare della rappresaglia, perché a quel punto ti arrendi, fai la resa a discrezione, buonanotte. Chi erano quelli che invece avevano capito che era il momento di prendere le armi? Essenzialmente tre poli: i comunisti, gli azionisti, le brigate di giustizia e libertà sono quelle che capiscono subito la necessità di rispondere con le armi, e dei settori dei militari, più che altro delle persone che avevano un certo valore, come Edgardo Sogno, che poi ha avuto tutt'altra serie di pasticci nella storia del nostro paese, sì, ma che io ricordo sempre con chapeau. Un uomo di straordinario coraggio. Un uomo che si traveste da ufficiale nazista per andare all'Hotel Regina a liberare Ferruccio Parri, è un uomo che va ricordato sempre alzandosi in piedi. Poi è stato monarchico, ha fatto schifezze, si è compromesso con i tentativi di colpo di Stato, sì, le sappiamo. Però un atto del genere ti fa perdonare molte altre cose. Sì, tu sei più severo in questo tempo. Io però i meriti li conosco. E Sogno è quello che l'8 settembre, proprio in contemporanea, prima cosa che fa? Fa sparire tutte le armi che sono nella sua disponibilità e le accumula nelle gallerie di Torino dove ci serviranno. Dopodiché organizza il reso. Lui è sempre nella visione di una cosa coordinata con l'esercito, fa essenzialmente intelligence, fa spionaggio e devo dire, beh, questo me lo concederai, lo sapeva fare. La rete 8, lo spionaggio lo sapeva fare. Va bene, tutto il resto era piuttosto impacciato nelle... che ne dite voi? È piuttosto impacciato nel fare certe cose. E quindi il Partito d'Azione
nonostante, paradossalmente, pur essendo un partito che veniva dalla pratica dell'attentato, però esita e non farà poi il fondo dei gap, privilegerà tendenzialmente la resistenza di montagna, tutto quello che poi è la pianurizzazione è una cosa tutta del PC sostanzialmente è legato. E io dico giustamente, perché se non ci fosse stato noi non avremmo avuto neanche la Repubblica, perché l'unico a trattare con gli alleati sarebbe stata la porcheria del governo del Sud. In questo modo tu hai legittimato il CLN come soggetto autonomo che tratta con tutti i suoi compromessi. Non dimentichiamo che dal CLN alcuni si esclusero, gruppi trotschisti, gruppi in qualche modo estremisti, no, anche repubblicani. Altri vennero estromessi. I repubblicani che fecero i gruppi mazziniani e che erano quattro gatti, diciamo, però di quelli che sapevano combattere, gente seria, vennero estromessi perché avevano la pregiudiziale repubblicana. I cristiano sociali vennero estromessi perché la DC non voleva che fossero dentro. Gruppi come Stella Rossa a Torino e Bandiera Rossa a Roma, beh, lì è piuttosto incerto se furono estromessi o si estromisero in qualche modo. Poi Bandiera, per esempio, interessante la tua Bandiera Rossa è il gruppo prevalente della resistenza romana, tant'è vero che sono quelli che avranno nettamente più caduti degli altri, compresi le caduti delle fosse ardeatine, però faranno un grandissimo lavoro di sabotaggio soprattutto alle ferrovie per rallentare il flusso di rinforzi al Cassino, ma non faranno mai attentati, perché la tradizione comunista è di quel tipo. Il PC lo sceglie sulla base della necessità politica del momento e fa un'operazione politicamente corretta, se mi permettete. Perché quello, perché guardate, quando si menano le mani e basta, senza fare troppi distinguo. Quando sei in guerra e occorre che combatti, non è che puoi fare altro. E quindi era giusto farlo. E questo è il primo discorso che vorrei precisare, cioè fu una scelta voluta proprio per scatenare la guerra civile, che andava a scatenare, guerra civile intesa non come atto formale, cioè, ma per scatenare una guerra combattuta, aperta, anche nelle città, perché poi la resistenza in montagna verrà dopo il bando graziano. Tu prima c'hai gli attentati a Resega, Cappelli, eccetera, dopo hai la resistenza in montagna. E quindi in qualche modo quello è il primo passo che tu dovevi fare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che vorrei dire legata molto al libro di Gigi, perché il libro di Gigi è un libro importante, anche quello di Pedri vuol dire un libro. Perché guardate, una storia della resistenza, e io aggiungerei dell'antifascismo, è ancora tutta da scrivere, onestamente. Vede, io non è che venga da chissà, io vengo, la mia zia adottiva, quella che mi ha allevato, era una militante del Partito d'Azione, giù a Bari, e fu fra le delegate del congresso dei comitati di liberazione nazionale. Quindi, da quando avevo 7-8 anni, per me l'antifascismo e la resistenza sono stati valori fondanti. E per tutta la mia vita ho cercato di essere fedele a questo, ho continuato a vedere i fascisti con i miei avversari, sempre combattendoli con quello che potevo fare nella mia attività di studio, di lavoro, di altro, insomma, quindi in qualche modo. Però ragazzi, diciamo, purtroppo la dimensione celebrativa che c'è stata ha finito per soffocare la resistenza. E la verità è che noi, uno studio per esempio anche militare, su quanti sono stati i partigiani, quante azioni sono state fatte e quanti caduti ci sono stati da una parte e dall'altra, quanto ha inciso militarmente la resistenza italiana,
E io ricordo che per esempio ci sono delle belle cose che ancora non sono venute fuori, per esempio nelle carte della sezione Calderini, le carte del servizio segreto da Dogliano, che in qualche modo hanno fatto un po' di regia, perché comunque poi le forze della resistenza facevano riferimento al governo del sud, gli aviolanci lì, gli alleati li facevano solo le formazioni riconosciute dal governo del sud, mica gli altri. Quindi in qualche modo poi il governo del sud, lì poi ci fu il pateracchio, per cui le formazioni liberali, vabbè, i liberali non hanno sparato un turaccio, sia chiaro, semplicemente il Partito Liberale rappresentava le formazioni militari come la Martini Mauri. I democristiani sono poi aderì al Partito Liberale, sogno poi aderì al Partito Liberale. Dopo, ma era essenzialmente un militare in quel momento, non era un liberale, era un militare che lo sapeva fare bene. Liberale e monarchico, perché in realtà inizia dal partito monarchico. No, sotto questo aspetto, per quanto io abbia rispetto di Sogno, poi a pensare alle scelte politiche che ha fatto, non erano delle migliori, devo dire onestamente. Detto questo, in quel contesto tu hai le formazioni liberali e democristiane che hanno a capo il commissario militare, il comandante militare, che risponde direttamente all'ufficiale. Le formazioni Matteotti che si formeranno ad aprile del 44, cara grazia che non li abbia ufficialmente, cara grazia che non siano fondate il 26 aprile del 45, che avevano una formazione che non si capiva, mezza militare, mezza. Poi avevi la Partito d'Azione, che Giustizia e Libertà, che cerca una mediazione, c'era il commissario politico e c'era il commissario militare, comandante militare. E poi c'erano le brigate garibaldi che avevano solo il commissario politico, non avevano l'ufficiale di riferimento. E infatti anche le canzoni sulla resistenza lo ricordano. Ora, in questa situazione noi non abbiamo fatto un censimento serio, anche perché tutta quella che era la resistenza esterna al CLN, buio completo, anzi meno se ne parla e meglio è. Tutta una serie di pagine un po' imbarazzanti della storia della resistenza, il caso Oloan, il caso la storia della Osopo, eccetera, meno se ne parla e meglio è. Il profilo militare della resistenza è stato in larga parte offuscato, molti di questi miti sono stati presentati. Il risultato è che una storia della resistenza, come si deve, è la dimostrazione, volete sapere qual è? Prendete l'atlante storico della resistenza uscito nel 95. È una collezione di errori storici, di patacche, impresentabile e denso di errori. Ci sono più errori che informazioni, è difficile dare più errori che informazioni, quelli sono riusciti. Perché? Perché è stato infondato, totalmente fatto su fonti bibliografiche, memorialistiche, alcune delle quali patacche totali, diciamocelo pure. Allora, poi in tutto questo guardate che è difficile, perché per esempio qualche piccola responsabilità ce l'ho anche io. Io feci ripubblicare dalla Feltrinelli, quando cessarono gli spari di Giovanni Pesce, libro che ha qualche centinaio di errori, modestamente, perché, ma insomma, ero amico di Giovanni Pesce, che, di cui tuttora ho un ricordo molto affettuoso, ero amico di Norina, la compagna, la moglie di Giovanni, che ci teneva a ripubblicare questo libro, vinse molto un aspetto affettivo. Io avrei suggerito l'idea del facciamo un apparato di note che un po' corregga alcune informazioni, vidi che Norina non gradiva, esattamente come successo a me, lasciai perdere, prevalse la nota affettiva. E però poi non si può fare la storia su questo. Cioè no, per carità, non è una fonte, ma è una fonte da verificare in ogni informazione.
Allora, forse con il libro di Gigi, di Sandro Pelli, altri, qualche altro libro che è uscito nel passato, cominciamo a porre le premesse. Finalmente è disponibile l'archivio della sezione Calderini. Se ci fosse così cortese da farci vedere proprio tutto il suo archivio, tutto, eh beh sì, perché non è che ce l'ha fatto vedere tutto l'altro, E poi guardate che c'è da capire che fine hanno fatto una serie di archivi. Il CLN aveva un suo servizio di informazioni, di intelligence vero e proprio. Aveva un apparato, un servizio segreto, di cui ha pubblicato un bollettino, 21 numeri, dove c'è una serie di informazioni, devo dire anche pregevoli. Allora, se hai pubblicato il bollettino, vuol dire che avevi una rete di informatori, vuol dire che avevi un materiale, vuol dire che avevi un archivio, perché se no non lo fai. Poi finito questo archivio, vorreste garbatamente dirci come ve lo siete spartito, perché la verità è che GLN è funzionato anche come accordo politico per dare una certa visione della resistenza. Per esempio il rapporto di finanziamento, il ruolo degli industriali, è tutta una storia da scoprire. E in questo momento devo dire una cosa: Pisanò era un fiore fascista, per carità, ed è ovvio che la sua sia una versione per certi versi speculare, cioè tu dai, io sto facendo l'antimito, però attenzione, perché salvo il verificare pelo per pelo quello che dice, non è che dai suoi libri non si estraggano informazioni, poi da verificare, da studiare, per carità, era quello che era, diciamo. Però attenzione, noi per esempio abbiamo mai fatto il tentativo di andare a vedere le carte della Guardia Nazionale Repubblicana? Io trovai una volta in archivio notizia dell'archivio della milizia della Guardia Nazionale Repubblicana, trovato nel 60 nella soffitta di un commissariato ad Asti, che sarebbe stato consegnato al servizio segreto militare. Volete graziosamente darcelo, visto che è passato un po' di tempo? Possiamo studiarlo, vedere. Se ve l'hanno consegnato, da qualche parte l'avete messo. Ecco, allora, prima di tutto c'è un aspetto di documentazione, poi c'è un aspetto di atteggiamento storiografico. E qui, io voglio concludere per non tirare troppo tempo, il libro di Gigi è importante dal punto di vista metodologico. Adesso parlo più, diciamo, per il mio specifico professionale, non solo perché ha un atteggiamento molto più laico. Gigi ancora più di me ha il valore della resistenza come fatto di identità personale. Questo però non deve impedire mai un atteggiamento di onestà intellettuale. Resto dell'idea che l'unica cosa seria che ha detto Salvemini nella sua vita, poi questo non so, però quando disse che l'onestà intellettuale, che l'obiettività è un'illusione, ma l'onestà intellettuale è un dovere, per una volta, dove si dimostra che anche un cretino può dire una cosa vera, una cosa giusta. E quello fu una volta in cui toccò a lui dire una cosa giusta. Allora, prima di tutto, onestà intellettuale. Secondo, il trattamento delle fonti. Quindi, la cosa interessante del libro di Gigi è un incrocio fra fonti scritte e fonti orali, che è un altro aspetto che questo è un paese in cui si fa o una cosa o l'altra. O ci sono gli storici stile il nostro comune amico Bernani, cioè che è tutto narrazione orale, compresi ballisti terrificanti, per cui cioè stanno cazzate terrificanti, però spacciate per verità storiche, e quindi il magnetofono è la voce di Dio, oppure no, solo le carte. Ma se ancora hai la fortuna di indagare su un passato così recente che i protagonisti sono vivi, no, devi incrociare le fonti. Da questo punto di vista viene fatto un'altra cosa che ho apprezzato nel libro di Gigi, è l'equilibrio fra storia politica e storia sociale. Il fatto che, ragazzi, sì, una cosa sono i libri di propaganda,
le istruzioni, per cui per esempio le regole della clandestinità studiate dal partito, e cioè perfette, deve essere applicata una che si dice una, ma perché quando hai a che fare, la scoperta importante del libro di Gigi è questa, nell'immaginario il gattista è il vecchio comunista solido di fede su cui puoi contare e che sta nel partito da almeno 10 anni. Quello proprio non ha fatto la DAP, perché appunto prevaleva, giustissima questa osservazione, dice, ma scusate, fino a ieri ci avete detto che gli attentati individuali non servono a niente, mo ci venite a dire che dobbiamo per di più lasciare il lavoro, lasciare la famiglia, passare nella clandestinità perché dobbiamo fare gli attentati individuali. No, noi siamo in fabbrica a organizzare lo sciopero. Tu la gara con chi l'hai fatta? L'hai fatta prevalentemente con il dato dinamico, cioè con ragazzi assolutamente impreparati, diciamo la cosa come stanno, anche con borderline a livello di malavita, insomma qualche personaggio prossimo a bande di quartiere. No, non proprio. Ecco, io penso Ciappina. Il che? Per carità, ci sta. Deve avere dimestichezza con le armi. E devi avere dimestichezza con la violenza, devi essere pronto a fare certe cose. Devi saper assaltare un deposito ferroviario eliminando le sentinelle. Non è che puoi dire, senta scusi, mi permette, vorrei mettere una bomba là, lei me lo consente. No, devi far fuori la sentinella, senza troppi complimenti. E questo persino una persona squisita, di finissima sensibilità umana, come Don Giovanni Barbareschi, qualche volta ha dovuto, cosa su cui poi lui continua a soffrire l'idea della violenza che ha dovuto infliggere, cioè, però... Quindi questo equilibrio fra storia sociale, culturale e storia politica è un aspetto molto importante, perché senza questo, guardate che la resistenza non si capisce. Questo un pochino l'aveva fatto Frankovic all'inizio, stroncato rapidamente, tolto di mezzo. C'è ancora in giro il suo libro? Io non lo vedo da un'era geologica, perché ci fu un tentativo di fare una storia della resistenza molto a cavallo fra società, politica, dato militare, ma che sarà durato. Da qualcosa venne fuori sulla rivista storica del socialismo, qui bisogna dire una cosa, che Giovanni non ha mai coltivato l'idea della resistenza della vita, eccetera, che poi lì c'era l'aspetto togliattiano. Però questo invece è molto più presente in Pietro Secchia. E Pietro Secchia sì, che fa il discorso della resistenza tradita e fa un altro libro dimenticato, La guerriglia in Italia, che esce nel 68, che contiene una serie di scritti, si parte da Carlo Bianco di San Giorozzo in poi, e lì c'è qualche istruzione un po' più precisa, no? Su come si fanno certe cose, c'è qualche idea. L'altro personaggio mai ricordato invece è uno non lontano dai GAP e che fa una certa carriera politica, quasi, è il papà, secondo me non solo, il libro che veramente spinge le Brigate Rosse è quello di Roasio, è più quello, è lì che viene, sorge il mito che viene poi rappresentato per Brigate Rosse, non capiscono assolutamente che c'è momento e momento, e in quel momento, per la stessa ragione per cui nel 1943-44 era giusto fare i GAP ed era giusto fare attentati individuali, per la stessissima ragione negli anni 70 in Italia era sbagliato fare una cosa del genere, che ha finito per compromettere la sinistra e facilitare la svolta moderata. Quindi, allora, da questo punto di vista io mi auguro che si stia aprendo di nuovo una stagione di studi. Mi piacerebbe che molti ragazzi
facessero anche tesi su questo. Qualcuno ce l'ho avuto recentemente, avrei dovuto essere qui, che ha fatto una bella tesi sui GAP, che discuteremo il 21 dicembre, quindi proprio calda calda. E sì, mi farebbe piacere che se ne fosse altro. Certo, mettiamogli a disposizione però la documentazione. Che ne dite dell'idea di una campagna per cominciare a dire usate gli archivi, vediamo un po' più disponibili? Forse magari se il Corriere ci dà una mano non è un sbagliato. No, io sono d'accordo. Una volta fatto un pezzo per la lettura sulla situazione degli archivi, in questo momento cosa manca l'appello e perché. No, ma è bello che anche quello che c'è nell'appello è difficile da sfruttare. Ma questo fa parte della pubblica amministrazione italiana, dove tutto non deve funzionare. Se fosse anche la ASL sarebbe lo stesso. Ma tu pensa a quello che proprio non c'è nel mantello. Bene, scusatemi la lunghezza, Luigi, tocca a te. Per prima cosa è doveroso che io ringrazi i ragazzi di Vaux, un'occasione di vantaggio per la prima volta, con tutto rispetto per quel giorno di sala, appartenendo alla mia generazione, per la prima volta ero di fronte a ragazzi giovani e non ripeto a persone della mia generazione giù di qui. Tu perché? Perché vabbè, magari voi ne saprete molto meno, ma non è detto che appartenete alla mia generazione, che sappiano molto più di voi, meglio, sono convinti di sapere molto più di voi. E da 30, 40, 50 anni sono immersi in un bagno continuo del mito che impedisce loro di cogliere qualunque nuovo tentativo di rileggere la storia di quei 20 mesi di lotta in un modo un po' laico, insomma. Se questo mito ha svolto una grande funzione, come tutti i miti del resto, no? Se a cominciare la storiografia di partito è stata costretta nelle tensioni bipolari degli anni 50 ad estremizzare determinate letture, interpretazioni di quegli avvenimenti, se questo poteva avere delle ragioni, delle motivazioni culturali, politiche, storiche, insomma, capiamo tutti che a distanza di 70 anni queste motivazioni sono venute meno ormai da lungo tempo. E comunque la mia generazione, chi ha la mia età, poco meno, poco più, è difficilissimo mettere in discussione tutto ciò che si è teorizzato, si è creduto. Non voglio che voi siete aperti. Poi non so come la recepirete, se vi interessa, se non vi interessa, perché poi una delle mode principali è sempre l'interesse, noi arriviamo nei confronti di determinati temi, determinati argomenti. Detto questo, quindi, ed è davvero un motivo non di formale ringraziamento, ma proprio un sincero ringraziamento, così come ringrazio Cariotti per avermi dedicato l'interno, io so proprio in queste ore, in questi giorni, essere per lui prezioso. Lo ringrazio peraltro per la sua, come dire, ogni comprensiva introduzione e per il libro che ha una parentesi. Io ho avuto la fortuna, proprio la fortuna di leggere quella prefazione che lui aveva scritto per Senza Fretta. Sono rimasto esterrefatto dalla relazione che ho incontrato. A me sembrava che non soltanto fosse, come dire, di un estremo, ma che fosse resa giustizia a Giovanni Pesce, togliendolo proprio dal mito in cui il partito, anzi, no, che il partito gli ha caricato sulla spalla e che Giovanni si è portato poi per una vita, per certi mesi, a volte rimanendo neanche nel giardino. E lo dico per essere stato, per aver avuto la fortuna e l'onore di essere stato, credo, un buon amico di Giovanni Pesce e di suo moglie, con cui ho passato lunghi pomeriggi a casa loro, insieme a mia moglie, dopo aver gustato i manigaretti che facevo prima, a discutere con Giovanni. E ovviamente di cosa si parlava? Si finiva per parlare sempre di queste cose.
E quindi per questo dico che a Giovanni è stato caricato un mito e una parte sulle spalle. Giovanni è stato fatto diventare un libro senza tregua, è stato fatto diventare la Bibbia del capitalismo. E non c'è niente invece di più sbagliato e di più insostenibile. Perché? Primo, perché l'universalità di questa Bibbia non regge di fronte alla straordinarietà, alla eccezionalità del personaggio. Chi avrà la pazienza e la voglia di leggere, lo dirà, io lo ripeto, il capismo di Giovanni Pesce è il suo capismo. Giovanni sembra nato per fare il comandante capista, non il giovane di Francia, la guerra di Spagna. Giovanni interiorizza quello che è il modello ideale che il partito concepisce ed è quello poi che ci verrà raccontato per decenni. Salvo che la realtà invece è andata a rimuovere molto, ma molto diversi. Il partito ci racconterà per decenni questo modello ideale come se fosse stato in realtà. Giovanni e il suo capismo sono gli unici nel panorama del capismo nazionale, meglio, qui con Peri ho una lunga amichevole diatriba, io sostengo che potremmo anche parlare non di capismo, ma di capismi. Ed è un'idea che mi ha fatto venire proprio uno stimolo che è stato originato da una conversazione con Aldo anni fa. A tavola parlavamo della diversità di quello che anche qui vedete, ci è stato presentato con questo blocco monolitico del Partito Comunista che guida la lotta armata, che è il motore principale della lotta armata, della mobilitazione di massa, questo nessuno può mettere in discussione, ma ci viene presentato come il partito, non che noi se siamo seri, vogliamo davvero leggere il condominio, di lettura critica, le carte di cui disponiamo, ci ritroviamo all'8 settembre, ma come il partito che uscirà dalla resistenza, ma allora sono due cose profondamente diverse. E non è ingiuria dire, uso le parole di Amendo, ma figuratevi, dire che il partito che si affaccia alla resistenza non è un partito, è poco più che una setta. Sono quattro gatti proprio, è un arcipelago di piccoli gruppetti bersagliati dalla repressione, soprattutto dopo gli sciopero del marzo 43, gente che si ritrova periodicamente, carbonari che tentano di tenere vivo il loro qualcosa senza avere contatti con gli altri gruppi, che si vedono un numero dell'unità clandestina che sta girando da mesi per mano, di mano in mano, e su quello formulano ipotesi, speranze, aspettative, senza magari sapere che nel frattempo, in questi mesi, all'internazionale era stato deciso di tutt'altro. E quindi questo è il partito che si getta e si fa carico della responsabilità di avviare la lotta partigiana. E la responsabilità che ha ragione Fantotti, di cui il partito avrebbe fatto volentieri a me, quantomeno in quelle forme. Perché quelle forme, che sono poi quelle dell'inizio della lotta capista, perché in quelle settimane dopo l'occupazione bisogna scongiurare il pericolo di una assuefazione all'occupazione tedesca e al sorgere della Repubblica Sociale. L'unico modo per scongiurare questa situazione è creare un'atmosfera di guerra. E qui non sono d'accordo con le interpretazioni un po' disagiane di Aldo. Concordo con Aldo, cioè forse dobbiamo fare attenzione in termini di usura. È fuori discussione che il partito avesse messo in bilancio che nello scatenare, prima ancora che il terrorismo capista, anche qui vedete, io sono perfettamente, sto usando un vocabolo che per esempio l'associazionismo partigiano fa analizzare i capelli in testa, ma se vogliamo essere onesti e sinceri, questo non lo usare, anche perché guardate che il primo ad accostare il vocabolo terrorismo e capismo sono, andatevi a rileggere quello che scriveva Pietro Secchia sulla rivista teorica clandestina del PC, la nostra lotta nell'ottobre del 43, in un lungo articolo in cui è in sostanza un appello alle masse per mobilitarsi e la lotta armata contro. A un certo punto Secchia dice, è quasi testuale, la conclusione ve la ripeto testualmente, Secchia dice c'erano compagni che per anni ci hanno detto, ci hanno chiesto se valesse la pena di
rischiare anni e anni di carcere per distribuire un volantino o una copia di un clandestino. E ci chiedevano se invece non fosse meglio fare qualcos'altro. E sai che a virgolette questo qualcos'altro, diciamo, intendo questo qualcos'altro delle azioni di stampo terroristico. Punto. Dicevo, bene, adesso è venuto il momento della lotta armata, adesso, ed è l'attuale, cioè è venuto il momento del terrorismo. Le due parole terrore e terrorismo, in tutta la letteratura poeva partigiana, nella documentazione delle Brigate Garibaldi, addirittura le trovate nella documentazione ufficiale, non delle Brigate Garibaldi, dei comandi, tra virgolette, rossi, no, del comando generale del Corpo Volontario della Libertà, laddove proprio si accosta la parola terrorismo alle azioni terroriste. Con questo, e poi con questo parentesi, con questo, ma non mi passa neanche per la figura del cervello, mi sta di dire parallelismi fra il terrorismo campista e il terrorismo degli anni di piombo delle Brigate Rosse, del terrorismo di cui siamo tragicamente abituati negli ultimi due decenni. C'è un abisso. Anche perché, guardate bene, altro credo che lo sottoscriverà, nella storia non esiste un terrorismo. Ci sono tanti terroristi e ciascuno di questi va studiato, analizzato per il contesto, il sorge, e non tanto per i metodi o pratiche di lotta. I metodi e pratiche di lotta sono quelli della giornata di cui parlava Carlo, sono l'attentato alla persona, il tempo era il Cicilio, l'altra la resistenza e la decisione del commissario federale, con obiettivi politicamente in vista, devono diventare conti esemplari, oppure nemici spinti, oppure ufficiali tedeschi fascisti, e tutti particolarmente pericolosi. Gli altri metodi quali sono? Sono quello dell'attentato dinamitario, quello delle bombe nei locali pubblici, che a differenza del terrorismo neofascista o di altri terrorismi, no, questi giorni il terrorismo non colloca mai per colpire la popolazione civile. Questo non vuol dire che non vi siano dei danni collaterali. I danni collaterali purtroppo ci sono sempre. Quando c'è una polemica fra Pietro Secchia e Arturo Colombi, segretario della Federazione Comunista Torinese, proprio negli ultimi mesi di lotta, quando Secchia scrive a Colombi dicendo che l'abbiamo detto che tutto è ora di finirla con le bombe nei locali pubblici. Perché le bombe nei locali pubblici possono colpire il cameriere e oltre all'ufficiale tedesco, che è un padrone fascista non è, è un collaborazionista, e questo si era verificato più di una volta. Ovviamente questo è un tema che è stato letteralmente espunto da tutta, da quasi tutta la memorialistica e comunque da tutta la storiografia ufficiale sulla resistenza, perché ovviamente è un tema spinoso. Ed è un tema che divideva persino all'interno del Partito Comunista, che se è pronta con l'approccio del politico, che giunto a pochi mesi dall'insurrezione, ritiene che non si possa continuare, che sia controproducente sul piano politico l'uso delle bombe nei locali pubblici. Perché? Perché la resistenza che si batte in nome del popolo italiano non può correre il rischio di inimicarsi proprio quel popolo che il nome lotta e si sacrifica. Dall'altra parte c'è invece il ragionamento del responsabile, del militare, perché il segretario federale era anche responsabile militare di campi nelle varie regioni. Diceva, ecco, voi chiedete dei risultati e non si fa del terrorismo senza... E usa proprio questo termine, dice, non si fa del terrorismo senza vittime innocenti. E a rinforzare la sua tesi, dice, cosa dovremmo dire? Allora, stiamo vivendo ormai da anni una guerra in cui i nostri stessi alleati scaricano bombe sulla popolazione civile che è ugualmente innocente. Ed è questo poi un tema che si ricollega a quello della responsabilità dell'avversario. Ecco, io qui dicevo, non sono d'accordo con l'altro, che il partito avesse messo in conto dell'avversario, questa è quella discussione. Anni di lotta partigiana e tutta l'Europa di parte avevano insegnato chiarissimamente. Non sono d'accordo nel fatto che il partito cercasse deliberatamente la rappresaglia. E non sono la luce. Perché vengono colpiti i fascisti moderati? Aspetta, ci stavo arrivando.
La dimostrazione di questo, colpendo il fascismo moderato, resiste il moderato. Su Chiesellini non è chiaro che oggi se sia stato fatto fuori dal fascismo, roba loro. Dai, viene rivendicato. Sì, voi non l'avete. E anche però è un periodo in cui il propaganda si verifica di tutto. Però ha per caffè. Però teniamo presente, Resica non viene colpito perché è moderato. Resica viene colpito perché è la figura più in vista del fascismo repubblicano milanese. L'obiettivo del gappismo per alcune settimane iniziali sarà, guardate bene, non tanto i tedeschi quanto i fascisti, e non soltanto perché si vede la reazione tedesca, anzi a un certo punto lo si va proprio, ma vediamo come reagiscono, e poi visto che non reagiscono si ricompie la stessa azione, vediamo se sta operestaliando. Resica viene colpito, ripeto, non perché è moderato, ma perché è un personaggio di vista, perché bisogna tentare, così come vengono colpiti i gerarchetti locali, moderati o no che siano. Una delle preoccupazioni di quelle prime settimane, che è anche un'illusione, qui sicuramente la lotta campista non raggiunge un obiettivo, è quella di tentare di impedire e scompaginare i tentativi di riorganizzazione del neofascismo repubblichino. Il timore è quello che il socio del neofascismo repubblichino possa essere di nuovo un coagulo di quei ceti sociali che lo avevano appoggiato e che si erano venuti allontanando sempre più dopo l'andamento disastroso della guerra. In realtà è un obiettivo che, ripeto, non viene raggiunto, perché comunque il fascismo repubblicano o il repubblicino più si voglia riuscirà a riorganizzarsi. Ciò non di meno la lotta campista riesce a ottenere sicuramente grandi risultati sul piano della tensione sociale, sull'incoraggiamento morale e ideale che viene dato in primo luogo alla classe operaia, alla massima delle grandi fabbriche, che sono quelle che poi materialmente stanno sopportando nelle privazioni quotidiane pesi maggiori della guerra, così come ma sopportano anche i ceti medi, la piccola borghesia impiegatizia, ovviamente per tutta una serie di ragioni storiche che intuite, che adesso sto a riprendere, è sulla fabbrica, sulla classe operaia, che ti ci punta. Ma è un puntare che richiederà mesi e mesi, perché te la riduco all'osso, perché i capisti sono così pochi. Perché non ci sono soltanto le motivazioni, gli scrupoli di ordine morale di cui la letteratura e la storiografia di partito sono pieni, a cominciare dalla testimonianza di Francesco Scotti, che aveva guidato le lotte dei frati partigiani nel sud della Francia, che se no avevano già dovuto affrontare condizioni del genere, perché il giovane operaio, l'operaio, non è portato a quello che è un assassino, no? Uccide un uomo in erbe per strada, questo esce di casa, gli si va alle spalle e gli si spara. La cosa che oggi ci fa dire, se, come giustamente ricordava Cariotti, noi non facciamo sforzo e non ci cadiamo, ricordiamoci che stiamo parlando di avvenimenti che accadono già alla fine di settembre e primo di ottobre, ricordiamoci che già sul Lago Maggiore abbiamo avuto la prima strage degli ebrei. Ricordiamoci che le SS tedesche, il primo della divisione, la prima divisione corazzata Adolf Hitler, che entrano in Milano per alcuni giorni, si dedicano al saccheggio tanto da sollevare le proteste dell'amministrazione militare tedesca, che subentrano dopo pochi giorni, dicendo che qui stanno compiendo delle cose che ci stanno creando problemi a non finire. Oltre... Quindi c'è da un lato, dicevo, il rifiuto della lotta armata da parte della classe operaia, ma anche da parte della base comunista. Perché passati dopo la lontana dei primi organizzatori, che sono i reduci della guerra di Spagna, sono i militanti rivoluzionari professionali, sono quelli che hanno dedicato la loro vita, al partito la lotta, sono pesci, bambini. A Milano peraltro, sottolineare l'importanza che viene attribuita a Milano fin dall'inizio, ma andate a vedere che ce ne sono sette di questi.
In tutte le altre grandi centri urbani d'Italia ci sono due ex spagnoli, tre al massimo, ma Milano sono sette. E questo ce la dice già lunga sull'investimento politico, prima che militare, che la dirigenza del partito fin dall'inizio fa su Milano. Ebbene, passate crollati questi qui dopo qualche mese, non c'è gattismo che non regga più di 3-4 mesi. I gattismi successivi, le fasi successive, avranno come protagonisti giovani, che non sono quelli che la storiografia di partito ci ha raccontato, giovani militanti comunisti al Tungsteno, che dedicano la loro vita illuminati dal sacro verbo della parola di lei. No, no, è la gente che aveva la vostra età, guardate anche più giovani, 16, 17 anni, 18, 19. E se noi andiamo a ricostruire le loro biografie e cerchiamo di restituire in primo luogo la loro umanità, perché queste immagini forzate, stucchevolmente fastidiosamente retoriche che ci sono state fornite per decenni, no? Questi ragazzi che vanno incontro alla morte come di Dante che si sente dal balcone con il pugno chiuso e grida viva Stalin. Di Nani si nasconde nel capello della spazzatura e quando si rende conto che i fascisti l'hanno individuato, buttano il mitra per intercapello, Di Nani grida non sparate e esco. Perché si vuole vivere da vent'anni. Sono stati anche capaci di affrontare la morte, moltissimi l'hanno affrontata con una dignità incredibile, altri con paura, come la si può affrontare a 18 anni. Ma comunque tutti volevano vivere, questa è una delle prime cose, e nelle loro motivazioni per scegliere questo tipo di lotta spietata, crudele, che non esclude colpi, questa è un'altra delle ragioni per cui la storiografia sia dei partiti ufficiali si è tenuta alla larga, ha mostrato un strano disattenzione nei confronti della storia vera del Gap. Perché se la lotta partigiana è comunque una guerra spietata, quella del Gap è una guerra senza pietà e non può essere diversamente. Perché come ricordava Cariotti, ormai si è da anni in una guerra totale, in cui non c'è più esclusione di colpi per nessuno. Lo scriverà Pietro Setta nel 1971. Se voi andate a leggere La voce Gap nell'enciclopedia dell'antifascismo e della resistenza, ebbene, troverete che Pietro Secchia scrive, dice, noi fummo costretti in quella fase iniziale di lotta simmetrica ad importare e adottare metodi che avrebbero ripugnato alla nostra coscienza, gli uomini in primo luogo. Figuriamoci poi di gente che aveva dedicato la propria vita alla convinzione che certo la violenza era necessaria per cambiare il corso della storia, ma la violenza delle masse. L'unica che poteva e doveva essere legittimata. E non a caso il partito ha abbordato con il terrorismo piccolo borgnale, piccolo borghese, ogni forma di azione violenta individuale che si era manifestata negli anni 30 da parte degli azionisti o di altri. Quindi immaginate voi il dramma, la lacerazione di militanti che erano rimasti, ripeto, a volte per anni isolati dal partito, che si ritrovano con un partito che peraltro non è più il partito della rivoluzione, non è più il partito della presa del palazzo d'inverno, ma è un partito che sta cambiando, un partito che non parla più soltanto alla classe operaia e non è più il partito che difende e vuole difendere in primo luogo l'interesse del proletariato industriale e contadino, ma è il partito che ambisce e si fa carico della difesa dell'interesse di tutta la nazione. E questo è già una cosa che sconvolge questa spaventata base comunista. Guardate, quando il PCI ha cambiato nome, la Federazione di Valencia ha versato all'Istituto Sesto San Giovanni, a Mesec, l'intero archivio. E con mia grande sorpresa, erano scatoloni e scatoloni di casse di nome, e i mesi di questo buono sono voluto dire anche all'interno, fino a quando un giorno mi impasto in questo scatolone e mi è venuto un colpo
perché dagli anni 70 ero andato periodicamente alla Federazione Comunista proprio la funzione di controllo, a elemosinare documenti, qualcosa sulla resistenza, mi era stato detto che non c'era niente, non avevano niente. Quando ho messo le mani in quello scatolone, era pieno di che cosa? Non di relazioni destinate all'esterno, alla propaganda, ma erano relazioni dei responsabili della federazione sulla comunità, sulla scorta degli incontri con i responsabili dei comitati di centro, dei comitati di zona, dei vari settori milanesi. Quello che ne esce sono Sesto San Giovanni, oggi sono disponibili a tutti. Altro che il quadro di una classe operaia pronta entusiasta nell'accettazione della linea unitaria del Partito Comunista, ne emerge innanzitutto un analfabetismo di maturità politica che è stupefacente, cioè, poi andiamo indietro perché siamo in condizione, ma è stupefacente, ma ne emerge un settarismo, un estremismo, e ne emerge l'atteggiamento sconsolato di questi poveri quadri della federazione. Tra l'altro ci sono dei rapporti, guardate, davvero, io mi ricordo e ve lo racconto perché ci sono impresso, quello che mi ha fatto anche ridere a un certo punto, dove c'è questo quadro molto bravo, un ex operaio, un quadro comunista bravo, che in relazione al partito dice mi sono incontrato con il responsabile della fabbrica, dice io ho cercato per l'ennesima volta, ho spiegato loro la necessità di una politica di unità nazionale, ho spiegato loro il valore della democrazia progressiva che dovremmo costruire, che abbiamo come obiettivo, dice, i compagni si sono detti d'accordo e quando possono cominciare gli interventi, interventi, no? Diciamo, proprio socialisti non ci vogliamo lavorare perché non ci sono mai, i democristiani non li vogliamo vedere, non li consideriamo alleati perché hanno testualmente fornicato fino all'altro giorno con il fascismo. E via di questo passo. E il povero Fontanella conclude dicendo, se forse non ci siamo spiegati ancora bene, se non è pare che ci siamo spiegati fin troppo. Per dirvi cosa? Per dirvi che il Partito Comunista dovete affrontare delle difficoltà enormi. Ed è chiaro che se non si è convinti di una scelta politica non si va a mettere in gioco la propria pelle. C'è un documento del giugno del 44 in cui sette loro scrivono la Federazione Milanese dicendo ma possibile che voi che siete stati capaci di organizzare le più grandi lotte di massa, dai migliori risultati, non siete capaci di organizzare una brigata partigiana. E cioè voi siete il fanalino di coda della lotta armata in Italia. Perché? Ma perché queste sette resistenze che noi troviamo diffusissime per la base comunista, ma noi le troviamo anche all'interno di buona parte della dirigenza del Comitato Federale. E per quale motivo? Ma perché noi quando parliamo non usiamo questa locuzione sempre, quando abbiamo discorso, noi parliamo del partito. Il partito ha deciso, il partito ha inviato, il partito ha fatto. Ma il partito era fatto di uomini. Di uomini che non erano, a differenza di quello che credeva, tentare di spacciare la stampa comunista degli anni 50, non erano fatti con lo stampino, soprattutto in quegli anni. Poi lo stampino comincerà ad entrare in funzione, ma dopo, molto tempo dopo, in quegli anni abbiamo ancora, innanzitutto a Milano, dimentichiamoci rimane, che è stata la seconda più forte del portoghese in Italia, dimentichiamoci, quando si pensa all'eresia quotidiana si pensa a no, Milano è l'altra roccaforte e da tutte queste relazioni c'è un emergere classico, no? Di posizioni che rimandano agli anni di Bordiga. E perché? Ma perché sono quelli che il vecchio militante comunista dell'inizio degli anni 20, che era stato necessariamente bordigliano, e che poi aveva fatto il sottomarino, si era liberato dalla lotta. Perché lui ha guardi interrogativi, se diciamo chi è Bordiga, perché lui non allora, facciamo così, Bordiga era il primo segretario del Partito Comunista in fondo dell'Associazione di Lavoro. Non avendo tempo per spiegare, Bordiga a un certo punto, nel giro di tre anni, la linea politica di Bordiga, non prima con quella dell'internazionale comunista, e Bordiga viene politicamente fatto fuori, non eliminato fisicamente, ma politicamente fatto fuori
con anche qualche mezzuccio, insomma, che oggi si può dire onestamente discutibile, viene fatto fuori politicamente da Gramsci e da Togliatti. Da quel momento Bottega diventerà l'eretico, il nemico del partito, così come lo diventa. Ci mette del suo. Io sì, non, perché non sono mai stato stalinista. Io non sono mai stato bottigliano, però ci mette lo scontro, e lo scontro non tutto venne giocato nel rispetto delle regole. Bottiglia è, come Trotsky, considerato un provocatore o un nemico del partito. E il guaio è, invece, quantomeno Bottiglia era altissimo dalle masse comuniste di Varese nei 70 anni 20, e questo amore più sentimentale, probabilmente queste sentimentazioni più sentimentali che politiche, sono quelle che il vecchio operaio al corpo trasmette al giovane operaio che gli fa da apprendista. Per di più, il giovane operaio che diventa comunista, guardate bene, che non si diventa partigiani perché si è comunista, no? Qui c'è da sfatare un'altra leggenda che ci hanno raccontato. È il contrario, si diventa comunisti, o meglio, si prende la tessera del partito dopo che ha iniziato l'esperienza partigiana, e la si prende per una serie di motivi che cominciano, che vanno innanzitutto dal grande credito, dal prestigio che il Partito Comunista deriva dall'essere un partito che ha come punto di riferimento Mosca e internazionale, che ha come riferimento l'Unione Sovietica. E cos'è l'Unione Sovietica nell'immaginario collettivo di quegli anni, di quei mesi? È il paese demonizzato, recuperato per anni, che guarda caso però per primo è riuscito a fare quello che gli eserciti delle democrazie borghesi occidentali non avevano fatto, ha fermato le armate tedesche. Per di più, quindi, il paese, anche qui siamo nel mito, oggi vorranno anche per scoprire che non era il paradiso dei lavoratori, ma in quel momento si vuole davvero gli stati superati. Perché si crede davvero la figura di Stalin come quella del grande padre del popolo lavoratore. E si crede davvero che l'Unione Sovietica, gli operai siano al potere e rendere comunque la giustizia sociale. E ripeto, quel paese è stato il primo che ha fermato la partita tedesca. Immaginate che il primo partito di questo. Perché il Partito Comunista è il partito che ha ormai consolidato la propria fama di essere quello più contro tutti gli altri fascisti. E allora, come stato che noi troviamo, ma dappertutto, qualunque libro sia minimamente onesto, mi parli della percezione dell'essere comunisti, giovani comunisti a Roma, poi troverete una frase che è quasi la stessa, pronunciata nel caso di Milano, che è sempre in milanese. Perché si diventa comunisti? Perché prima ci si incammina sull'esperienza partigiana e poi si diventa comunisti perché il partito è quello che è più contro di tutti. E allora da giovane operaio, persino l'ufficiale dell'aeronautica, nelle sue memorie, l'ufficiale dell'aeronautica scriverà in una testimonianza pubblicata da Feltrinelli negli anni 70, dice: io ero un capitano, peraltro, ero a distanza in questo magazzino dell'aeronautica, dalle parti di Viale Certosa, e lì avevamo messo in piedi una cellula del PC, senza neanche sapere cosa fosse il PC. Ma perché l'avevamo fatto? Perché dicevano che i comunisti erano quelli più contro di tutti il fascismo, va bene, allora noi siamo comunisti. Questo è il comune denominatore. Certo, poi il partito ha già costruito un'altra rappresentazione, dando un altro significato, un'altra coscienza e consapevolezza politica ai comunisti. E quei ragazzi di 18-19 anni che trovano il coraggio e la determinazione di compiere quelle azioni spietate, ma rischiosissime, e di affrontare la fortuna, laddove invece la stragrande maggioranza della base comunista, si astende, ci sta, non ci sono. Sono mossi da che cosa? È una gioventù che è cresciuta nella violenza della guerra, è una gioventù che ha respirato l'educazione del fascismo, il mito del superuomo, il mito dell'esercizio della forza e della violenza come momento risolutore di qualunque controversia e di qualunque contraddizione, a livello personale, politico, come internazionale. E da una generazione che si è anche assuefatta, per così dire, la violenza,
è la generazione che prima di essere inquadrata dai ranghi della resistenza, di sera, di notte, come del resto quella parte della giovane milanese, la popolazione milanese, va ad assaltare i vagoni carichi di carbone, ciò che i tedeschi inquisiscono per essere inviati in Germania, sfidando le fucilate per sentinelle tedesche. Ora voi capite che è molto più facile, innanzitutto di ciò che c'erano le anni, e ciò che c'erano le anni esistono da scuola, esiste il bianco di idea. Quando si prende una decisione, non dico che sia una decisione estremista, ma è sempre un po' una decisione estremizzata. Perché di ciò che c'erano le anni non si ha la preoccupazione del carico di una famiglia sulle spalle? Perché si affronta anche il pericolo con una carica di incoscienza, con la carica di incoscienza che si ha a quell'età lì. E se torno indietro mi ci metto un film, che è altro della mia generazione. Ovviamente l'operaio maturo è frenato da tutta un'altra serie di conseguenze. Il prezzo da pagarsi, qual è? Il prezzo da pagarsi è, ripeto, questo esercizio della violenza. La violenza è come gli occhi di serpente. Si dice che fissandoli si finisca per essere attratti e si diventa vulnerabili. L'esercizio della violenza è pericoloso, può portare alla sofferenza. E questo sarà uno poi dei conti che il partito dovrà fare con questa base partigiana uscita nel domani del 25 aprile, vittoriosa e assolutamente convinta di poter sfidare il mondo. In quel momento l'esercizio della violenza vuol dire anche una sottovalutazione del pericolo, della forza dell'avversario, della capacità di investigazione della Gestapo o della polizia fascista. Vuol dire anche trasgredire le regole che dovrebbero essere invece norme basilari per la sopravvivenza dell'organizzazione e dell'agire clandestino, anche perché queste regole non possono oggettivamente essere rispettate. Ci hanno raccontato che i gappisti vivono isolatamente, dal momento in cui si entra in un'organizzazione gappista bisogna cambiare un contatto con famiglie, amici, compagni di lavoro, ambienti in cui si è cresciuti. E dove vanno i gappisti? Il partito dovrebbe occuparsi delle cose pure, la Federazione della Luce non è mai in grado di fare tutto il tempo messo, perché la lotta dei posti per quel momento la Federazione non è in grado di affrontare. E quando comincerà a essere in grado di affrontare, come ricordava Carlotti, si butterà tutte le energie, sia le risorse umane che le energie proprio finanziarie, verranno investite in un'altra forma di lotta, che nasce proprio alla luce delle esperienze negative e delle possibilità del gabbismo di trasformarsi in lotta di massa. Il Partito Comunista e le Brigate Garibaldi concepiranno un'altra formula organizzativa che avrà successo, che riuscirà a mobilitare, anche qui stiamo attenti, tra virgolette, non esageriamo, a mobilitare la classe operaia, in armi. Di fatto poi la società di risoluzione, questa classe operaia in armi sulla carta conta in Milano 4.000 uomini, voi capite che 4.000 sono la popolazione operaia di 160.000, insomma, siamo sempre in minoranza, senza voler sminuire il coraggio di quei 4.000 uomini, ma di 4.000 uomini. E delle centinaia di persone di popolo, no? Va isolato, non a tutti i 4.000 uomini, va isolato, no? Di brigata a quelle che vengono chiamate le squadre di brigata, cioè sono 15 uomini, mediamente, quelli disponibili a fare gli stessi lavori che fanno i gatti, perché ormai si è sviluppato, cioè dal vivaio è stato allevato, è stata allevata una nuova generazione, capace di portare anche la lotta gappista nelle sue modalità a un livello più diffuso. E questo fuscherà pian piano i gatti come punta di diamante della lotta armata, e saranno ancora più trascurati e quasi hanno fatto mancare l'assistenza invece necessaria per poter agire sul partito. In sostanza, cos'è questa storia del gatto? È una storia grande, una storia eroica, una storia di pagine coraggiose, ma è anche una storia di orrore, di rifiuto, di resistenze, di manchevolezze da parte dell'apparato politico, di cedimenti umani da parte dei militanti, come ricordava Carlotti, è anche una storia di fallimento,
non c'è storia della resistenza europea, non c'è pace della resistenza europea, soprattutto i gruppi analoghi, e qui possiamo benissimo andare dai gruppi gattisti di Atene ai Franti Erer che operarono a Marsiglia a Leone, e noi troviamo grosso modo le stesse problematiche, gli stessi drammi e le stesse violenze. Però o noi ci raccontiamo le cose come sono, e allora forse avremo qualche possibilità non solo di capire dove sono andato, ma magari riusciamo a farci qualche riflessione nuove, qualche, non dico una bussola per orientarsi nell'oggi, che sarebbe dire troppo e scomodare, ma di sicuro qualcosa che non fa male alla nostra salute e non fa male alla nostra intelligenza. A volte sarà che farei continuare a contarvi altre cose, soprattutto stimolate dalle provocazioni di altro. Ma il problema è che non siamo d'accordo solo sulla caccia. Tu dici che il PC mette nel conto le rappresaglie. Io dico che le mette nel conto e se le va a cercare, perché deve scatenare la guerra civile. Tutti e due siamo d'accordo a dire che ha fatto bene a farcela. Guarda che gli alleati e Badoglio dicono di colpire i tedeschi ovunque, cioè non è che ci sono gli appelli della Radio Rosa che la logica è sbagliata. La logica, se lo metti nel conto, sconti anche quello che quello che ti voglio dire, Aldo, è che se è vero che il Partito Comunista è quello che si impegna più in questo, però non è che dagli alleati o da Badoglio venisse, diciamo, l'esortazione all'attendismo, tutt'altro. C'è l'esortazione a colpire, neanche la parola colpire i moderati, ma che ne sapeva Barbisugno se si interesse che era un moderato o meno? No, la scelta era migliorata. Su questo non c'è. Il caso Gentile la scelta di Rame viene proprio il caso Gentile, ma Gentile è un bersaglio facile, cioè era molto più difficile colpire carità, ci provano a colpire carità, ma non si riescono. Su cui c'è un discorso come quello fatto, cioè c'è la chiesa sul caldo fumante e bagno di sangue, che ha fatto benissimo a fare. Non facciamo politicamente corretto. No, era giusto bastonare pacifista. L'ala trattativista. Era giusto colpirla. Ma sì, ma secondo me. Devo fare l'arbitro perché dobbiamo lasciare l'aula alle spalle. Mi dispiace perché, come vedete, in realtà il tema suscita ancora dibattito e bollore, perché in aula non però grazie mille chi per essere utili e per essere rimasti di nuovo fino a te. Un applauso e un ringraziamento grandissimo.